amarezza a dire andare via. Io però voglio stare qui tra i monti e gli alberi. Ma parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, mi guardo intorno, che poesia. Parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, è bello tra la gente mia. Ma parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, e guardo intorno, che poesia. Parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, è bello tra la gente mia. Ma parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, il cielo, il mare e l'allegria. Parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, sono orgoglioso di restare sempre qua. Guarda, non me nuoto tu ha parlato come senza che i conti. E quindi da così tu, a me mi hai scurato che io non vedo tan portato. Ogni cosa muci fede, tanto salute a quale bene. Ti ricordi Carolino, quando per vedo a tuo fiorino. Leggimo che venuto torna, a gira la cosa e la cosa ritorna. Che da così a fattolino che mi ha trovato con camioncino. Siccome io capo, il lumino si tomba, mo facciamo pure una delle tomba. Lino, ogni cosa sono consolato, ti ricordo quando io vendevo le patate. Io sono rimasto povero e pezzente che io sono l'abballamento.
Buon pomeriggio, siamo a Cutro e da Cutro con Paramount di Chiara, cioè una stazione che tutti i giorni in giro per la Calabria si è avvicinata di nuovo alla provincia di Crotone. Posto straordinario, pieno di immigrati, praticamente in particolare a Reggio Emilia, ed è straordinaria la presenza di tanti anziani che parlano del territorio calabrese e parlano il dialetto crotonese o cutrese, perché attenzione, loro ci tengono al loro dialetto in maniera esagerata. Allora noi da Cutro, in provincia di Crotone, siamo in giro a cercare i personaggi, e vi posso garantire che qui di personaggi e di gente simpatica ce n'è veramente tanta. Allora andiamo un attimo in giro e vediamo cosa troviamo. E come ho fatto? Ho fatto è che verso sopra ognuno parla la lingua sua. Che, come si dice, ognuno che cerchiamo fare tutti di farci più signori. Ma io scusate, parlato dialetto, e lo fanno come fanno? Come? Ah no, come? Non mi riesce, io ormai sono abituato a parlare italiano. No, parla la lingua tua, io lo vedo quando dici parla la lingua tua, no? Ma ormai sai come. Come chi? Sai, io ho il viso ormai nell'italiano, nel calabrese non mi trovo più. Annacate più, se ci fate andare al giorno quando io dico, annacate, che io non mi trovo più, che dovete tu mi tu parla con riso, vedi? Stavo piena risa, a me le parole la con riso, c'è te. Allora, voi casi tutti con riso? Ascolta bene, se tu non avvicini a casa mia, per fare una signora, ti c'era dare una pochi tartigno, e ti c'era scelare. Se tu non hai tartigno. Che è un tartigno? È una cosa che ti scelera l'anima, gioia mia. Che è un tartigno? Dice l'anziano cosa hanno, te, un tartigno è... Vieni da che è un tartigno? Che è un tartigno? Un tartigno, chi è? Che è un tartigno? Lirunu! Che è un tartigno? Allora, un tartigno è una cosa che non esiste. È una cosa che ci c'è nella quattro reti quando erano nonne. Siccome se mamma sapete ne gira per fare, voglio un cangive. Arresciva, vado a comare che tu non ho tartigno. Chiro, scusate, barzellette e le cose. Mamma se mi chiede lo mio, che si faceva facendo. E che dice che è una cosa che non esiste. Ah. Infatti, poverina, anche mia moglie ho capito, perché lei ha portato domenazione da me, cioè, tu vado a passare di ciuto non c'è tartigno. E io ho detto, non c'è tartigno. Quando è arrivato da me, tu che non dici, quando ti arriva, che lei c'ha un bucata che se. Io pure, chi non lo sapeva, io probabilmente a pompare ci faceva, tutto il d'ore che questa cosa, tutto il d'ore che questa cosa. E di da parola si fissava e ci diceva, è come un ne fuoco, è come un ne fuoco. Mi dicevo, era un modo per i bambini sviarli, trattenere i bambini, dicevo, tartigno, tartigno. Non provi, hanno detto una canzone calabrise, una cosa. Tutti calabrise, che tanto casa parla solo calabrese. New York non mi imbarca con tutto il riso. E da questa piamma il riso, ci ha detto che il cutrone. Ah sì? Un riso quella? Ogni cosa si trasforma, ti ricordo quando io mi venivo della riforma, e da così allo spesso facevamo in vacanza alla chiesa del crocifisso. Una volta a Cutro era come un nonnino, e sapete la tabella, le fotografie erano in nonnino. Figlio da casa mia, alla giazza, pare che ancuno c'era che ti ammazza. Ogni cosa con lo sorriso, pare che doveva partire un minimo prima di un mese. E invece ogni cosa come si arrota, che come gira e gira arriva una volta. Solo a me mi dispiace di cristiani. Cosciente su ciò come tanti anni fa, cosa stanno tutti che, ogni cosa per capire che hanno fatto un grande dispregio, che ne è Bologna e che ne è Reggio. E a me se ci penso, mi scappa, quando fanno mi scappano i pianti, che penso tutta la vita sempre grande. Se vorrà una cuta, io mi interro le stornellate e che non sai un giorno quanto devo andare di crepatate. E per fare davvero come un crapetto, ogni tanto apprezzerà pure i vigili che facevano con un freschetto. Spostati che, spostati te, ma poi non penso se ne faccia, dico. Un applauso a Pino Pesa, dai. Allora, dimmi una cosa, ma tutti questi cugisi, i portano i soldi che hanno dopo che torno. A proposito, mi disse il sindaco, che i tassi le da pavare, perché passarono 500 anni, 400 e passa, ne volete pavare questi tassi? I tassi si fanno pure pagare, però i di cristiano non è che l'hanno ammazzare. O comunque non la ama aiutare, è tutto cosa da pagare. No. E lo dico, tanto sindaco, ci manda il numero uno e poi il numero uno l'uno a tutti i famigli e poi si squetta e basta poi ci manda da pieno pieno. Vabbè, sì, ascoltano e vedono parliamo di chiaro, è vero? Parliamo di chiaro. Tutti poi la sera puoi contare che questo succede in trasmissione. Sì, sì. Voi aspettavo che venivamo? No. E quindi? Io ho detto, ogni giorno all'altro deve venire. Quindi a muove.
sempre disgraziata, che la cosa è stata una telefonata, ma ti sei voi che c'è Paul Mene? E sono per via Paul Mene, ma da frega per via stanno train. Okay. E allora, facciamo da po'. Una cosa come un tempo, fa parlare allo sceriffo. Sceriffo, angiuria, sopra il nome. Un sceriffo. Ogni cosa è come un video te ne ho fatto video. Per non dire la via, credo che fa la fotografia. Ah, sì, Idro. Studio K, e la marca non c'è in K. Dice ce l'ha. Va. Giura sai che no, perché un soprannome c'era una volta, no? Un soprannome c'era. Io lo so, ci devo... Io vengo in Colonia. In Colonia. Io sono in Europa. Ah, no, è no. E tanto la Germania, ora lo canucci. Ah, la Germania, dopo tant'anni tornasso. Ecco, vediamo, che stato così, i canucci che stato? A cui canucci chi? I canucci, però il soprannome non mi ricordo, chi sta di grazie? Aia, ogni cosa per il risorto, che studiamo un pace i favori loro. Ma fortemente. Crede giù, signore di Cuto, ogni 7 anni ne c'è da giasa. Quante persone ho portato in giro per tutto il paese. E una signora vestita di nera, non sa cosa sta vesta sincera. Penso passato e lo futuro. Che dispiacere catenando coro. Solo che un marcordi che sei. Signore mia, si misa sa croci, è pensato per la gente di cud. È un marcordi che tu è. Vabbè, abbiamo capito. Allora. Topolina, colori ciclamina, le posteggiate retù, la porta mi hanno fregata rote scorte. Ho soffrontino tutto civile, ma ha fregato le sedili, ha passato lo zondone, ma ha smontato le coppone. E c'era pure una moglie che si è smontata in rotta d'arreda, poi un ottavio mi mettonine, ma ha smontato le lampadine. A taglina preoccupata che se ne macchina rubinata, non sapeva che aveva di fare l'ucri scozzi lui montava. Poi il rapello in mandoloncino che se la macchina è pagolino tutto un cazzato che si storda ammaliate. Ha detto moglie, ma stati cittadini che andiamo a cattare una traccia piccola, ha detto moglie, ma non mi conviene, ma ne pigliamo una macchina vera. Io la macchina c'è, pensate alla principetta, ma gli ha cattato, ma con moglie, ma se ne ci faccio che la principetta ci piace. Quindi la macchina non si può giù? Oh, mamma mia. Oh, Lino, a soiera di Lino, ma tu come ti tenuto, con l'acqua cubino? Con? Lino, tu come ti nutri? Con l'acqua cubino? No, guardando la trasmissione sembra che bevo solo vino, invece no, bevo altre cose. No? Meglio e meglio. Secondo me, tra vino e vino, dove aiuto già è stato sempre vicino, avete come affiato un bicchiere, salute, tu crevici. Crevici è d'anziano, te l'ha fatto tutte le persone, ci ha detto. Ti ha stato da buon appetito. Per non girare a malavia, una volta ero girato da casa mia. E poi sapevo fare il serenate. Riggitiamo e mangiamo patate, solo che non posso dare. Per non dire come volete, facciamo solo patate frigiute. Ok, grazie, un applauso da Cutro alla Calabria. A palume da russa, ma musicata rumus. A palume già russa, ma muzzicata al muso. E oine, si mi mute, e russo mi mutu cari manne, all'aria di mamma. E russo mi mutu cari manne. La palumeggia d'oro, ma musicata al cuore. La palumeggia d'oro, ma musicata al cuore. Ed oine, oine si mi dupe, per un cuore in un minuto cari manne all'aria di mamma ta. Poi in un minuto cari manne all'aria di mamma da.
la palumezza ianga, ma muzzicata la scianga, la palumezza ianga, ma muzzicata la scianga. La palumezza rosa, ma muzzicata una cosa. La palumezza rosa, ma muzzicata una cosa. La palumezza russa, ma muzzicata rumusso. La palumezza russa, ma muzzicata rumusso. Germania e Reggio Emilia, in particolare la grande comunità. Voi ogni tanto avete giocato? Spesso, molto spesso. Quando parlo con loro parlo in dialetto. E ci dico che non devono continuare a lavorare ancora lì, perché io non riesco, per me è più difficile. Ma loro fanno rappresentazioni totalmente in cutrese, quindi loro sono abituati, loro parlano in cutrese. Con loro mi viene più spontaneo. Come ci dici, giovanotto, come ci dici? Sì, i giovani hanno cercato di fare i bravi, di comportarvi come da buoni cutrese e di rispettare, diciamo, sempre la tradizione, continuare a tenere sempre il rapporto con il cucci. Dovete scendere, aspetta. Ecco, vengono, portano i soldi a casa, vero? Beh, quello meno. Cioè, li portano solo ad agosto. Solo ad agosto. Invece una volta l'emigrato, che emigrava solo il capofamiglia, e allora trasferiva tutte le risorse qui. Sì. C'era la famiglia, la mamma che l'amministrava. Adesso sì. Invece Cugio abitanti? Cugio abitanti poco più di 10.000. E ad agosto? Ad agosto 30.000 carne, 30.000 lomari. E a Reggio Emilia un 15-20 mila. Quindi una grande comunità a Reggio Emilia, sì, che vi, sì, rappresenta la grande. Purtroppo ora noi amo giurando, siamo i personaggi, vitte che vigili urbani siamo in tira a disposizione, e che sia importante, che poi riceviamo la verità. Noi siamo chi di Paramonte Chiaro. Sì, comunque Scarno è un paese molto ospitale, vuol dire in dialetto davvero. E sono convinto che siccome vi seguono tutti, perché la sera mo contano. Sì, sì. Che facete? No, mo contano la sera in Calabria. Sì, 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 siamo in giro tutta Calabria. Eh sì, ma voi sapevo che per io no, non sapevo che mi andate a Cutro, però vi seguo anch'io molto, perché con mio figlio siamo... No, guardiamo. E' un dialetto calabrese che decide, che pensate? Pensiamo che finalmente c'è una trasmissione che rivaluta la nostra tradizione, e che guai se perdiamo queste radici. Io ai cutresi che sono là, questo sempre dico. Non potete tornare più, perché i vostri figli crescono là, cioè, però la tradizione, la storia, i legami, non perdetele, perché questi fanno parte della nostra cultura. Grazie al sindaco. No, ringraziamo noi voi per questo servizio che rendete alla Calabria. Grazie a voi, grazie ancora. Noi andiamo avanti, primo Cucce in giro, Tacuso. Ieri taglio questo. Ieri eravamo a Rose. A Rose, giusto. Rose, provincia di Cosenza. Aveste che erano due femmine, una è 90 e una c'è 90 e 93, come parlava? 96. 90, una e 93 là. E 93 no. Ah, sei questo pure ieri sì. E più sempre. Perché no? Tutti i giorni. È stato più prima che. Dicitemi una cosa, qua è un centro anziano. Sì, è un centro anziano, dai. Però, che facete? Quando guardate per la Montichiaro, giù sapete se poi almeno viene pure un noi, giusto? Però l'hai pensato che avviene che? Ah, l'hai pensato? Io l'hai pensato che è? Sta un te, a Lucca, Ravau, Rito di Gia, che tu ci viene che? Ah, riceva! Dialetto! Dialetto, perché ma... Ma faccio un marrone, ma le carto, ma... sogno...
Hai strampato, io va. Per di sto vinci. Ancora vengane. Cordelo. E non sa ne ora le cacco, non si può dire guarda te. E non sa ne. Io vinco in da perso, no che stanno vincendo una cuccia di mare. Stanno vincendo una cuccia di mare. Che vuol dire? Siete tutti bene? Io mai di mai essere. E da come sono? Chi ne sono scarsi? Da Serie B. Serie B? Ah, Serie A, Serie B? Ah, Serie C. Voi siete Serie B, sono. E, ah. Ecco un paese che abbiamo visto ieri con c'è mancano questi anni. Che ne è? Di partì che è? No, è Rose. A Cosenza, a Cosenza. A Rose, c'è poca gente. Pare che ci vedi giunta la missione, c'è giovane. È la televisione che invecchia, è ingrassa. Caro tuo papà, un te prega caro tuo papà. Un se no, un po' rifiutare un brindisi, no. Se vado a rifiutare un brindisi. Non vengono perché arrivare con chiamare una bottiglia. La bottiglia, non si faccia, chiamare la bottiglia. Pena, ma che fate? Usate sti carte! Usate qua! E allora? Arrabbiare oggi. Vale, capisci che tutti quanti seguite la trasmissione? Sì. Tutti cercate, quando fermati, che vi pare sto programma? Quando volete? Che... È un bel programma. Non andare con te. È troppo buono. Tutta Calabria. Tutta Calabria. Che vino è? Scarciugendo vino. La bottiglia vino scarciugendo. Che buono è. Che buono. Qui è che faccio brindisi? Come faccio brindisi, cara? Qui è che faccio brindisi? Voi? Come faccio brindisi? Ah no, ah, non se ne fiuta, ministra mia. Non se ne fiuta mai il vino. E su vino è già che fino, e ha fatto una lunga via più di quanto questa bella e onorata compagnia. Com'è bianco? Hai visto che è bianco? Vino è già che fino. Bianco e fino. Non è bianco. È rosso, vedi rosso. Ma ho vinto se già. Bianco e fino. Basta. Figlioli, non siete voti giù. Okay. Allora, qui è qua, pigliate. Attenzione, mi cura dopo. A saluti. E prima parlavo di chiaro, facciamo un applauso a parlavo di chiaro. Piazzatevi, piazzatevi. La mi scusava via da maculatella. Ma come si è ripetito? E non lo sai. Pupino a birra la ghella, mi scusava via da maculatella. E infatti non tornate mai a casa dopo un vite, vero? Questo paese vive pure di emigrazione, c'è gente che fu in Germania, fu a Reggio Emilia, tutti i parti. Ecco, è un paese principalmente di emigrati che portano l'economia poi qui in questo paese, perché poi è, tutta, è tutto denaro che arriva da fuori, giusto? Sì, ma qui, no, in dialetto. 10.000 cuti su a Reggio Emilia. No, così come disse 15.000. 15? Io dico 10. No, 15 no. Facciamo 12. Facciamo 12. Facciamo 12. Tutto che fate che non c'è. Cioè, ma ogni persona di questa è legata al territorio perché ha i parenti, alla casa, cioè questi soldi rimangono a Reggio Emilia o arrivano? Rimangano più. In dialetto, parlato dialetto. Rimangono più a Reggio Emilia. Non sapete parlare o dialetto? Rimangono più a Reggio Emilia, cacchè. Perché ognuno, mo, i figli si hanno sposato da, i casi si stanno facendo da, si guadagnano una lira, a spendono da. E ben hanno solo più ferie, che basta. E basta. E voi a dove foste? A Reggio Emilia. Quant'anni? E 15 anni. 15 anni solo? Sì. Facessi i soldi e tornassi? Eh sì, hai fatto i miliardi, ma io operato e mi devono... Che dovete pagare tutti i casi? E giustamente, come facevo pagare... Ma vi chiamavano il teltone a voi? Sì. Cucciù. Cucciù.
Ne balza! Figlioli, non si muovi, guarda! E allora? D'accordo, d'accordo, te metti l'annuncio. E voi? Io sono stato in Germania 16 anni. Non mai capito. Avresti che la vecchia quando la carezzava e portava via. Ma come l'avevano messa dentro? Oh, guarda, una Germania, che ha tutte le femmine dentro. Giura? Un gatto! E allora, a Germania, onde fuste? A Ulmo, Ulmo Donau. Vicino? Vicino, dopo Monaco di Baviera. Dopo Monaco. Dicevo che chi vive a Reggio Emilia, di solito, spesso, il paesano non viene aiutato da altri paesani. Ecco, viene quasi isolato. Invece da a comunità, i cutrizi si aiutano, tra uno e l'altro si aiutano tutti i cutrizi. C'è la famiglia più importante che riusciamo a arricchisce da? Due o tre famiglie, nomi importanti che si arricchiscono. Che si muore a San Cedino? Voi sapete, sapete voi, 3-4 famiglie che si arricchiscono da, così? Beh, c'è un dè che sta buoni. Non volete dire? Beh, cominciate i miei nipoti, ma... E come si chiamano? Tony Olivo. Tony Olivo? Se avete bisogno di trovare, cercate Tony Olivo. Che... Mo l'hanno fatto pure, ci hanno messo pure un po' partito, no. Lasciate fuori la politica! No, il risultato perché l'hanno fatto risultare i cutesi. È logica, sono decimi la cutesi, A Reggio Emilia? A Reggio Emilia. Hanno due consiglieri comunali? Sì. Giustamente con 10-15.000 voti. Tutta italiana. È tutta dentro, è logico che ci capotavano i reggiani. È vero. E quindi gestiscono pure la comunità grazie a Iti. C'è un'idea che hanno fatto grosse imprese. Ah, dai. Sì, quindi, sì, diciamo, sì. Non facciamo mala voluta. No, guarda, dietro il tuo sangue. Però, sono un po' antiero, che si crede che è, sempre vestito di lavoro. Ho capito. Non fanno lussi, travaglio. Quando è un sabato, poi abbiamo cacciato la canzone. Ogni venerdì, cominciamo a sabato e poi cominciamo a fatica. Poi andiamo, lasciamo, mangiamo anche il ristorante. Facciamo sabato e domenica, si festeggia. Un lunedì mattina 6, a travaglio. Ecco, a travaglio, è logico. Uzzi Miku, quant'anni hai? 81. 81. No, voi siete un ciupecchiare di tutti, che diciamo, più anziano. Voi quant'anni avete? Settanta. 81, 70. E allora? Sentite, ma a 81 anni, che a Cuccio, ma voi fosse sempre a Cuccio o gli sto pure fuori? A Cuccio sempre. Quindi controllasse sempre che ha tutti quanti? D'accordo. Come contate? Che bello contare. Perché ne... può arrangiare l'ancia, che ne può camminare e cammina, che ne può... Questo. Vi sentite soddisfatto che come anziano? Zio me, convinto a parlare, zio me, convinto. Mi sono parlato con cugino. Cugino, che stai facendo? 20 anni i forestali. Sì, sì. Però una volta ricevono che i forestali c'erano chi ne travagliavano e chi ne non travagliavano. Ce l'aveva travagliavano tutti. Ah, sì. Ah, no. Ah, sì. Però è vero questo fatto che c'erano gente che pigliavano un posto e non facevano niente, travagliavano l'auto, piti. Travaggiavano sì! E come ci dicevo? Muove! Perché? Muove! Facciamo qualcosa! Zappettiamo! Perché? Un zappavano, no? Quindi, quanto ne hai usato te voi? Secondo, 25, 30, 20... C'era un vagabondo, c'era sempre! Ah, certo, chi c'era lui? Ah! Ecco perché! Secondo! Il primo stipendio, i cantù, l'Iriera, il primo stipendio che pigliassi? Il primo stipendio? 3.000 lire al mese. Cioè, male lire. Dopo il 40, mi pare il 46. Dopo la guerra? Dopo la guerra, certo. Non si vende giornali? 3.000 lire. E che si cattava con giornali? Si mangiava. Si mangiava tanto con 3.000 lire, si mangiava meglio tanto che mo con 200.000. Cioè, voi dicete, si mangiava meglio prima con 3.000 lire che oggi con 1.000 euro. Si mangiava, Dio mio. Prima... Giumali era uno importante o era uno così, un operaio? Era uno importante. Giumali? Un operaio teneva 5 lire al giorno.
5 lire al giorno. E voi mi... anche il periodo, prima guerra, che tirava 5 lire al giorno. Quindi, voglio dire, va a passare su buona? Beh, io sì, personalmente io sì. Dici quanto figli tena, dici? Quanto figli avevi? Tanto. Quanto? E non c'è. Sì. Sì, dici te. Curto? 14. 14 figli. 14 figli? Sì. E onde su? Tutti per te. Tutti per te. Tutti per o figlio, è pure uno che ha fatto idrare. Aspettate. Allora. È un costruttore. Un costruttore. Allora, 14 figli, zitti figlioli, zitti. Recitimi i nomi di 14 figli. Io mi ricordo. I nomi voi. Mi ricordo. I nomi di 14 figli voi. Forza! E' il Mirko! Dai! Zitti! Se sbaglia dice da Mirko! Gino, Francesco! Gino che è un curante? Sì. Gino. Gino, Francesco, Rocco! E chi lo comanda i soldi, Gino? Vai! Gino! Un denaro! Gino! Un denaro! Gino! Francesco. Senza vogliono, senza denaro. Gino, Francesco, allora, Gino, Francesco. Rocco. Rocco. Giovanni. Giovanni. Antonio. Antonio. Tommaso. Tommaso, sì. E Salvatore. Sì. Otto mascoli. Otto mascoli. E sei femmine. I nomi di me, Peppina. Peppina. Chiara. Chiara. Maria. Maria. Rosetta. Rosetta. Beh, siamo stare tu. Ricordo una cosa, il soprannome vostro? Il soprannome, ma adesso come ti chiami? Cannarotti. Cannarotti. Peppi. Cannarotti. Perché? Ah, tu, con mi metterete tutto. Perché Peppi Cannarotti? È un paranome. Un paranome riceve uno, chi sei? È Peppi Cannarotti. Gino, un figlio di Peppi Cannarotti. Esatto. Mena, un figlio di Peppi Cannarotti. E un vostro, voi non ridete, vostro cadere. Che cosa? Un supernova. Un giumparo. Un giumparo. Un giumparo. È un giumparo, sì. Che vuol dire giumparo? Che vuol dire? Un soprannome ma che... L'avendo l'impenata e poi... Ma che vuol dire? Il significato è giumparo, che vuol dire? Che vuol dire? Oh, un vostro. Giovanni Fraicello. Giovanni. Io vendo 1,30 euro. 1,30 euro. E non è caro? No, non è caro, c'è che non vende a 2,50 euro. Che farina è? Farina dura. Farina dura? Ma travagliata buona? È normale che travaglia buona, che se mi trovava buona poi tu travagliava. Ma sentite, ma gente viene e dice poi passo? Certo che mi dice che poi passa. Passa se piglio pane. Sì, se piglio pane e pava, oppure dice poi pavo dopo? No, no, ma devo dare i denari. Qua? Ma senta signore, che... La signora Maddita, non è quella, non è quella televisione. Come si? Signora televisione, pure me. Usted, che era parata la televisione. Ma Rosa, eravamo a Rosa. Erve. Quanti figli tieni? 10. Quanti mascoli? 9 mascoli e una femmina. E la femmina è qua? La femmina è da Reggio. E la vostra femmina? La mia. E dopo 9 mascoli? Mi dava mascole. Ma non c'è la femmina, non c'è la femmina. Ma non c'è la femmina, non c'è la femmina. Ma per disperazione riuscivo. E che? Non c'è la per disperazione, che è una... Ah, va. Ed è nulla. Riusciamo qua tutti i figli hanno i soldi. No, io no, io sono andata a sapere. Voi mi seguite la televisione? Parliamo di Chiara. T'hai visto, t'hai visto? Brava, brava. T'hai visto con quelli di Vieccia ieri. Ah, di due vecchiaretti? Chi di 90 e chi di 93. La Rosa, cos'è? Ah, vedete quanti te ne c'è, che con i biosci stanno mo. Ah, è bella. No biosci. Carne non ti vuoi, fette non ti vuoi. Cose elementari siamo andati. Aveva ragione, aveva ragione la nonna. Ah, aveva ragione la nonna. Aveva ragione. Tanto ce l'ho potuto davvero. Voi vuoi ricordare? C'era un animale su babita nostra. C'erano i polizi del cielo. I polizi, i chimici, i chicci, i pilucci. C'erano tutto per tanti. Io ma Santo Stefano. Io ma... A te. Io ma Santo Stefano. E avevamo la petera a Tina. La petera che lavavamo. E giungiamo i quassetti mie. E le quassetti nostri. I cosi bianchi. E mettiamo tutti insieme, la scuola era tanto. A mio la spiga,
Cendera, ne cendera, ma te ne ho 80 anni. Quanto? 80 anni. Quanto? 80 E allora, noi vi ringraziamo, visto che state seguendo la televisione, vi ringraziamo. Come parla la signora qua? È buona. È buona. È buonissima. È buonissima. Sì. Ma sentite, ma siccome lo sento, non tocco con le mani, lo sento duro. No, è a cottura del forno. È a cottura? Sì, è a cottura. Quanto si mantiene questo panone? Sì, lo può tenere pure un mese. Addirittura? Sì, un mio panone. No, te sai, che scoperti così stanno un mese. Ah, sì, più duro è, più sta. Sì. Si mantiene meglio, più morbido, morbidoizza. Sì. Ah, bravo. Io vi ringrazio, signora. E un forno, a che hanno domato un forno? A mattina a cura domani? E alle 2 della notte. E 2 della notte? Alle 2 della notte, finisce alle 10 del giorno. Cioè voi vi asate 2 della notte? E alle 2 della notte finisce alle 2, alle 10. Alle 10 del mattino? E finisce, sì. Tanto pagnotte facete in tanti giorni? Ce ne vanno 80 da dentro. E in tanti giorni non ne facete 80? No, ho solo 80 da fatto. Quindi ne mettete 80 oggi? Eh sì. Quindi facendo i conti? 80 per un euro e 50. Sono 80 euro, no, un euro e 30. 80 per un euro e 30. Quante sono, vediamo? Sono belle sorde. Davvero sono belle sorde. Sono 100 euro. Ma cacciamo i reggi, cacciamo un sale, corrente. E tutto sul traffico per 100? Sul traffico, no. Per 100 euro. E per 100 euro. E gli scagliamo da rubare, ma mi hanno fatto capo. Scusate, con 100 euro cacciati un rignami. Manca giornata, papà. Manca giornata, che se ne bastano. Voi vi chiamate i nomi? Raffaello. Per aiutare la vendita della signora Raffaella di Cocione, di Cucciu, facciamo uno spot di 30 secondi che ogni tanto mandiamo per aiutare la vendita. Con 100 euro non ce la potete fare. Siete pronti? Voi, quando io parlo, nacate un biscotto, così. Così. No, così. Quando parla Ida. Voi, da un minuto, mi da dire i qualità, i stupani, mi vengono musicati i genti. Attenzione! Minuto, pronti? Ciao, si gira! Oh! Allora, io non può ne... Se tu puoi ne battere, no! No! Prima... Tu non vuoi pagare! Allora, vuoi da dire, da un minuto, quando vengono qui, ci parlano lo stupani e genti come i pani. Mentre da parla voi... Nagato un biscotto. Allora. Un pane buono. No, un attimo. Ca, hai idea da parlare. Guarda. Sì, prendi più fuori. Allora, pronto. Allora. Attenzione. 3, 2, 1, ciac, si gira. Si gira. Allora, fia tu pane, che così può venire mo paghe. Ecco. Con pane buono. Ecco. Che dire più. Non hai niente che dire. A qualità come fa? La qualità è buona. Torno, va a venire per tutti. Che? Che succede io? Sì, signor Polimene, è un grande piacere vedere. Ma ci seguite tutti i giorni? Tutti i giorni, anche la mattina. Allora, facciamo una cosa, venite qua. Voi siete? Annunzio Rosetta. Detta? Rosetta detta? La curatola! La curatola, voi sì! Io la Madonna! Dai! Così tu! Io sono partita! In dialetto, non parlato così! Parlato parlo dialetto! Io mi chiamo Mariella! Mi chiamo Mariella! Mariella, maritata? Sì! Tu? Io mi chiamo Angelina! Lenuzza! Tu? Mia, Rosetta! Rosetta, allora, si firma non ti sei molti, orna! Sì, sì, ne parliamo pure. Che dici? Spettacoliamo. Ma fanno diventare un russo ora. No. Ma fanno diventare un russo. Allora, contiamo sta televisione, contiamo in generale tutti i paesi che ci sono da Calabria e fate anche apprezzamenti. Ma io prima Polmeno stai parlando. Allora, Mariella, sì, Mariella bella. Bella, sì, bella. Mariella bella. Mariella, non te, ma guarda, c'è tanta gente che ti va da casa. Usa che tutti i giorni c'è chi non scorre i messaggi, l'SMS, sì, e tutti mandano messaggi. Tutti i gente mandano messaggi per prima bella. Ora vi vado da tutti e tre e sicuramente anche il messaggio arriva pure voi.
che non volevo sposare, te ne hai ragione. Perché sono ragazze divorziate queste. Ah, ragazze divorziate? Sì. Hanno, è andato via lui, è scappato? Sì. Un'altra? No. Ah, no. Non voglio entrare in mezzo. Non voglio sapere niente meglio su cose vostre. E allora, interessante che è stata buona. Avete figli? Sì, tre femmine. Tre femminette? Ah, non è un maschiletto, poteva avere. No, ho fatto la dota. Tre femmine. E allora, Mariella, voi abitate qua? No, io sto dall'altra parte. Dall'altra parte. Cutro, come si campa qua? Voi, come campate? Insomma, si campa il raggone. Non parlo più questo, no? Se campa era buono, se ci furro lavoro, purtroppo gente se ne va fuori, se ne va fuori, fammi dire, mi saluta, ecco, diceva, ma non è che, scusate, Mariella, allora, non è che i genti, il fatto che immigrare tutta la legge mia, i mariti partire e poi non tornare. Perché c'è crisi di lavoro, manca il lavoro a questo. Ma perché non mi state rendendo conto, state parlando con mia Mariella, diceva, oh, Mariella in questo momento è una mamma con tre figli. Io voglio fare un appello perché Mariella è una buona figliola e mi piace come aveva faccia dolci, è una che soffre io. E allora come potremmo aiutare a Mariella? Usiamo se buona Mariella, proviamo, ci proviamo. E come? Pure io subito. Quando c'è una mamma con tre figli è pesante. Noi, la nostra trasmissione la segue tutta Calabria. Sai quanta gente c'è, che ci sono buoni cristiani a 30 anni, a 40 anni, che volessero giocare una bella femmina come Mattia? Io sono convinto di una cosa, Mariella. Guardate la buona Mariella. Mariella, se tu mi ruoli l'autorizzazione, io ti trovo un marito. Io ti ringrazio. Sto bene così. No, lo faccio per te. No. Mariella. Non perdere questa occasione. No, grazie. Mariella, altre femminelli. Fin da età la dotta, dici tu no. Ma no, dici che altro. Mariella, ti prego. No. Facciamo una cosa. Con rispetto, tu non c'è un numero, se ha voglia uno mi si presenta, che via è? Via Roma, piazza Rosetta, tu fai con Mari, in pratica che fai? Vengono prima ante dia. Busso in tato casa, via Roma, numero 106. Sì. Caccia Rosetta. Rosetta... per l'informazione, dice, passa la signora Mariella Bionda, Mariella Bionda. Con vero piacere. Che facciamo? Rosetta, guardate, controllo, guarda te faccio, vieni se non cristiano a posto. Chiama Mariella e voi incontrate, se è seria cosa, vieni avanti, se non è seria. Ad essere da così, non mandiamo, non mandiamo. Quindi, nu? Via, fuori. Quindi, Rosetta, facci i controllori, va. Faccio ticket, Mariella, che è la mamma così, la mamma. Ecco, allora, guardate qua, su tante storie, come fa? No, io lo sapete perché sta parlando in questa maniera, perché, Mariella, mettete vicino a mamma, non ti preoccupare, non ti vergognare Mariella. Io lo so perché parlo con Mariella in questa maniera che è mamma, perché sa, che la mamma, i pensieri ci sono. Come? È sì, vero sì, o non è vero? Specialmente se come si dice, la mamma non piglia un mantenimento, ed è dura, se non piglia. Quindi, poi la mamma è un pace, è un forte dolore, come si dice? Sì, sì, è vero. È un dispiacere. È quando una bella femmina come Mariella trova, ma lo sapete quanto cristiano Gesù, da Calabria, onesti, che vogliono trovare la sistemazione? Sì, è vero. Puro, c'è gente, pure che una femmina ha tre figli, che si piglia e poi da madre, ha moglie e i figli. Quindi io penso, voi mi autorizzate, signora? È giusto, però c'ha tre figli femmine. Poi, sembrano sorelle, tre belle ragazze, ah, sì. Ma una di 16, una di 13 e un'altra di 8. Di 8? Però fatemi capire. Voi mi autorizzate, ma ci trovo un marito? Questo deve decidere lei. Voi, un compagno. Questo sta a lei. Voi mi da dire, voi come mamma, voi sapete il signor Cristiano Serio? E che quando dico una cosa la faccio. Allora, voi mi dovete autorizzare come mamma che siete d'accordo. E poi parlo con Mariella. Sì, va bene. Con Mariella. Con Mariella Danello te fare. Ci farò con Mariella Danello. Siete d'accordo? Io sì, con Mariella. Che potete dire Mariella? Mariella è una ragazza calma, tranquilla, seria. E insomma, è abbastanza... È una femmina... Quadrata. È una femmina che può trovare un compagno, lo può aggiustare. Sì, se non vedo compagno, che la deve far felice. Quanti anni ha Mariella? Io 34.
Mariella ha 34 anni, cerca un compagno dai 35 ai 45. Ci sì, ci sta buona così, maturo, cala di capire. Maturo, maturo. Se che sia duro? Maturo nel senso come uomo maturo. Ah, maturo inteso maturo intelligente, persone, seria, certo, una persona certo, che non mi trova sì, scamogli. Però non lo capisci, non lo capite. Non tu capisci il dialetto. Dialetto non capisci, faccio finta però. E allora, Mariella, 34 anni, e c'hai cucio, c'è Rosetta che ha con Maria, mamma mi ha autorizzato. Sei un cristiano serio, io sono felice. Ti giuro... Angelina, tu ma cosa vuole parlare? Angelina! Sì, Angelina, sì, vieni qua, che posso andare dal bar. Vieni qua, via, ti va, via! Vieni qua che c'è quello, vieni qua, che è brutta... Mariella, pure tu guardare! Che non ne faccio solo, guarda... Mariella, papà, e allora... E allora, figliolo, andiamo vicino al negozio, no, che sono no, i negozi no, no. Hanno tanta disperazione, non si permettono mai. E allora, Mariella, parte. Un attimo, Mariella, io ti ringrazio, deve essere serio, basato e cavolo un travaglio, ma se mi chiede questa responsabilità, per bene, possibilmente calabrese. Ok, va bene. Va bene. Ci sono. C'è posta? C'è posta per te. Ciao Mariella, speriamo un po', figliore, un cristiano serio, e dico serio, ciao. No, scusa, come ho fatto un bici frisco, la frisco o non la frisco? Allora, dopo ti prendere a frate, ma che non puoi da quando pare. Già parlato. Mi disse una cosa, poi mi bruciavo, non mi disse 24 kg di frutta, no? Allora, provatese. Mi sono pancare di Paolo Fongi, c'è che ne vanno a mangiare. Tutto l'altro che sono con te, tutto l'altro che sono con te. Che ne vedi scanche. Ma un piscio, a onde pigli? Un piscio più a cotone, però Paolo mi ha un metro che vorremmo vestire i pisci di mattina, dov'è che? Che ci va a Paolo del tuo salonaro, guarda che? Poi ti presenti un amico. Tonino Ciolini. Belvedere, parrame! Fatemi capire, un pisci che fanno? Io ho pisci quando ci porto, dice che io ho di pozza, però quando se lo mangio mi dice tu rifre, che pisci di merda! Ma te, me l'ero tutto! Ma te, me l'ero tutto! Ma te, me l'ero tutto! No, no, dai! No, dai! Salutate! Grazie, ciao, grazie! Martedì, ciao! Abbiamo chiuso l'appuntamento di oggi, ringrazio il vigile urbano che ci ha accompagnato e ci ha portato in giro De Girao, Cusu, tutti i personaggi tipici i Cusu, quindi un vigile che si chiama come? Paolo Sesto, io grazie ai vigili, ecco che poi ognuno fa il suo dovere. Ringraziamo pure il comandante, come si chiama? Antonio Geraso. Ringraziamo pure, sentiamo telefonicamente e ringraziamo un sindaco, i Cusu, bella gente, grande accoglienza e come sempre non poteva mancare perché la terra calabrese è così. Sì, infatti, sono contento che l'avete verificato di persona, credo che come Cutro sia la Calabria, quindi fate bene, lo ripeto, a valorizzare le nostre tradizioni perché dobbiamo tenerle forti e dobbiamo anche con orgoglio farle conoscere anche fuori, peccato che questa rete venga seguita solo in Calabria e Sicilia. Calabria e Sicilia. Ma prossimamente chissà se queste puntate andranno anche in tutta Europa, perché prossimamente possiamo anche discutere di questo programma che venga ripetuto a livello internazionale. Quando lo farete troverete nell'amministrazione comunale di Cutro un punto di riferimento certo. Vi ringrazio, io volevo dire una cosa molto importante, è impressionante, dico impressionante,
canto gente, ne sai che qualcosa. Sì, tutti. Non posso andare in piazza ogni sera e mi raccontano quello che combinate. In giro per la Calabria. Grazie. A domani 14.15, 14.10 in replica alle 23. Paramonte Chiaro, i Cucci, Fonimbo. Ciao. Guardo intorno.